bella a tutti ragazzi, io sono Kant e ben ritrovati sul mio canale YouTube. Sono molto molto carico per la puntata di oggi, anche perché è una collaborazione con Striped, che ringrazio tantissimo, e oggi andremo a guardare insieme, presentare la loro ristampa per il trentennale di Anthem for a New Tomorrow degli Screeching Weasel. Sono veramente onoratissimo di questa collaborazione e quindi come al solito vi parlerò un po' soggettivamente del mio rapporto col disco e poi unboxeremo insieme questa edizione e il relativo merch. Allora, Anthem for a New Tomorrow, uscito originariamente nel 1993 per Lookout Records, infatti adesso nel 2023 andiamo appunto a celebrare il trentennale, disco nel quale ci sono le canzoni grazie alle quali ho conosciuto appunto gli Screeching Weasel, conosciuti come la maggior parte delle band in quegli anni tramite mixtape, quelle cassette con i mistoni punk che giravano a scuola, e in questa dove c'era un po' di tutto, per un po' di tutto intendo dalle cover dei Sex Pistols, dei Megadeth, agli Exploited. Era bello che queste cassette prendessero proprio il punk a 360 gradi. Comunque, all'interno di questa cassetta, che cazzo quanto vorrei avere qua in questo momento, c'erano due pezzi tratti da quest'album. Naturalmente non c'era scritto che erano tratti da quest'album, ma c'era scritto chiaramente Screeching Weasel, con Weasel scritto con la I, Weasel. Le repliche manuensi hanno avuto sempre grossi problemi nella storia dell'umanità. Comunque c'erano Every Night e Talk Me to Summer, che erano per distanza i miei pezzi preferiti all'interno di quella cassetta. Every Night me la sono ascoltata così tanto da aver praticamente consumato la parte del nastro, mentre Talk Me to Summer, pezzo strumentale, l'avevo portato dal mio maestro di chitarra dell'epoca, me l'ero fatto scaricare perché lo volevo imparare. Fatto sta che era una mezza sega quella chitarra, anche adesso non è che sia stata una spada, però mi ricordo che mi esercitavo a casa con la chitarra classica e provavo a fare ancora Talk Me to Summer sbagliandola clamorosamente. Quindi pensate ai miei genitori che mi sentivano provare in maniera terrificante, e ci provavo e quello che veniva fuori era ton 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 ton. Già la chitarra era scordata, il pezzo lo facevo male, doveva essere veramente qualcosa di devastante. Quindi poi cominciai a fare ricerche tra altri ragazzi che ascoltavano punk rock, ma nessuno aveva un disco degli Screeching Weasel completo, sto parlando del 97-98. Da qualche parte riuscì a capire che i pezzi provenivano in Anthem for a New Tomorrow e quindi andai a chiederlo al negozio di dischi di Cesenatico, che naturalmente non ce l'aveva, però mi caricavo le molle dicendo che stava per uscire il disco nuovo degli Screeching Weasel, sarebbe stato fantastico. E quindi poi nel settembre del 1998 comprai poi lì quello che sarebbe poi stato il mio primo disco degli Screeching Weasel, eccolo qua, le Vision City Dream, uscito per Fat Records, e all'epoca appunto mi disse sono dei grandissimi amici dei NoFX. Sappiamo poi tutti come è andata a finire. Tra l'altro, ragazzi, anche questo disco è veramente incredibile, ma ne parlerò volentieri un'altra volta. E quindi la mia prima copia di Anthem for a New Tomorrow la comprai poi tramite Negative per lo stesso anno, naturalmente su CD. Quindi questa, ragazzi, sì, è la mia primissima copia su vinile di Anthem for a New Tomorrow. Dai, adesso andiamo ad aprire insieme perché sono veramente gasato e mi è arrivato già da un paio di giorni a casa e non vedo l'ora di aprirlo insieme a voi. Guardiamo prima il packaging. Allora, c'è questo adesivo che naturalmente ritaglierò e metterò dentro il vinile, nel quale appunto ci sono scritte le indicazioni. 30 anniversario remix, infatti per il trentennale è stato sia remixato che remasterizzato, e quella che ho tra le mani è la Limited Pink Vinyl Edition. Questa edizione che ho è al momento sold out, era stata stampata in 500 copie, ma per voi che state guardando il video non preoccupatevi, infatti verrà a breve ristampato in un'edizione blu. Quindi il mio consiglio è di tenere d'occhio il sito di Striped, vi lascio qua in link in descrizione la loro pagina Facebook e Instagram, in modo che possiate tenerli controllati, e mi raccomando, appena uscirà l'edizione blu compratevela, anche perché questa è andata sold out in veramente pochissimo, e sono sicuro che molti che hanno preso la rosa poi si prenderanno anche la blu. Poi all'interno c'è LP, più poster, più CD con le bonus track, quindi dentro ci sarà anche il CD, fico. Le bonus track sono Every Night e Totally, con la versione dell'album originale, Panic e Thrift Store Girl in alternate vocal version.
Questo è il retro fedele alla copia originale, però con l'indicazione di etichetta diversa. Non c'è il logo Lookout, ma Monona, l'etichetta appunto degli Screeching Weasel, che credo abbiano preso poi i diritti dalla Lookout dell'album. E quindi qui vedete il loro logo e poi naturalmente il logo di Striped che ha curato questa ristampa. Coltello, andiamo ad aprirlo. Allora, prima di tutto andiamo ad aprire il poster. Eccolo qua, stupendo. Dopo vi farò vedere anche la maglietta correlata a questa grafica. C'è il Regas che c'è sulla copertina dell'album, Screeching Weasel, Anthem for a New Tomorrow e il doppio logo Striped e Monona. Allora, la sleeve è stampata, questo un lato e questo l'altro, con tutti quanti i testi, e qua nel bordo ecco i credits. Cartoncino bello solido, qua nella parte dei credits vedete sullo sfondo stampato chiaro il logo degli Screeching Weasel, eccolo qua. Ed ecco il vinile, bellissimo, tra l'altro ragazzi, rosa è uno dei miei colori preferiti in assoluto. Side A col centrino bianco, logo degli Screeching Weasel, triplo logo di etichetta, due di Striped e uno di Monona. E Side B con il centrino nero e riferimento alla copertina del disco. Cazzo, veramente molto molto bello. Credo che sia un candy pink questo colore. Sì. Come vi avevo detto, all'interno c'è anche il CD. Eccolo qui. Quindi se ve lo volete ascoltare in macchina... Le fanno ancora le macchine con lettori CD? Boh. Eccolo qua, guardatelo com'è carino, c'è la copertina, questo è il retro dove sono indicate appunto le 18 tracce classiche e le 4 bonus track delle quali vi ho parlato prima. Sul sito di Striped, oltre al disco, potete trovare anche il merch, per cui la maglietta, eccola qua fighissima, con appunto l'immagine che rimanda alla copertina, Screeching Weasel e sotto quella scritta Anthem for a New Tomorrow. Molto molto figa, da aggiungere alla mia ampia collezione di merch. Comunque se volete, oltre alle magliette ci sono anche le shopping bag e altro. Quindi non posso che fare i complimenti ai Regas di Striped per questa bellissima edizione del trentennale di Anthem for a New Tomorrow. Un album che ha vinto la prova del tempo ed è diventato un vero e proprio classico. Si parla molto di come l'anno della svolta per il punk anni 90 sia stato il 1994, ma come potete ben sentire anche su questo disco, le basi erano già state messe in precedenza con album molto molto solidi che poi non hanno avuto il successo commerciale dei vari Offspring, Green Day e compagnia bella. E se vuoi ritrovare quel sound specifico lo puoi ritrovare qui dentro. E un plauso va fatto anche a chi ha fatto il remix, il remaster, e è riuscito a farlo con gusto senza snaturare per nulla il prodotto originale. Sapete che un tempo ero abbastanza diffidente nei confronti dei remix e remaster degli album classici, però io stesso ho ammesso poi che fatti nella maniera corretta possono portare ad ascoltare meglio e soprattutto a scoprire nuove cose all'interno di dischi che magari ti ascolti da tantissimo tempo e riesci a notare, grazie a questi restauri, dettagli che magari nella versione originale non riuscivi a capire. Quindi Regas, complimenti ancora ai ragazzi di Striped per questa ristampa. Mi raccomando, tenete d'occhio il loro sito e non perdetevi l'edizione in vinile blu, anche quella sarà su 500 copie. In descrizione vi trovate tutti i link, vi trovate anche il link dell'intervista che recentemente ho fatto io con Ben Weasel. Secondo me sono venuti fuori degli spunti molto molto interessanti. Ammetto che sogno una data del trentennale di Anthem for a New Tomorrow nella quale lo eseguono dall'inizio alla fine. Non so se sarà fattibile o meno, ma sognare non costa nulla. Quindi ragazzi, anche per oggi è tutto e voi mi raccomando, ascoltatevi Anthem for a New Tomorrow. Dai! Yeah.